Ciao, sono Elisabetta Soglio e nel podcast Nel mio tempo e nel mio spazio vi parlo di autismo e del suo ampio spettro, di panettoni spariti che hanno fatto nascere grandi amicizie e di stereotipi che si possono combattere sia con un fumetto che strizza l'occhio al Giappone, sia tra gli scaffali di un supermercato. Puoi ascoltare Nel mio tempo e nel mio spazio sulla tua piattaforma audio preferita. Cora. Credi nell'amore eterno ma non arrivi al mattino dopo? Senti le palpitazioni e prenoti un elettrocardiogramma? Vuoi scriverle un WhatsApp di sexting romantico ma hai finito i giga? Questo è il podcast che fa per te. Il servizio d'aiuto per sapere tutto ciò che non avete mai osato chiedere sull'amore, da ascoltare di nascosto con le cuffiette. Amare male, un podcast imperdonabile di Guido Catalano. Cari amici e care amiche del podcast più bello che ci sia, ho una domanda per voi. Vi sentite bene con voi stessi? Con voi stesse? Quando vi guardate allo specchio, soprattutto in questa stagione particolare, stagione in cui ammettiamolo tutti noi, anzi no, io sono chiuso in un bunker, tutti voi e tutte voi tendete a mostrarvi un po' di più. Gli abiti leggeri, i costumi da bagno, i nudisti, insomma, avete capito. Vi sentite bene con il vostro corpo? Io per un cazzo, e neanche l'amica che ci ha scritto oggi. Ci scrive brutta e disperata. Così si chiama. Guido, ho 19 anni, mi sento brutta, sono brutta, non piaccio a nessuno. Non avrò mai un uomo perché sono troppo brutta, mi sento grassa, lo sono. Non c'è un vestito che mi faccia sentire a mio agio, ho i capelli perennemente grassi, le doppie punte, spesso triple, spessissimo quadruple. Non mi sento a mio agio in mezzo alle persone. Guido, sono disperata. Allora, disperata, probabilmente tu mi hai scambiato per un salone di bellezza o un estetista. Sto scherzando. Tu cosa credi? Tu pensi che Enzo, che ho qui davanti, si senta bello? Eccomi! Si sia mai sentito bello? Enzo è una chiavica. Una chiavica oggettiva, ma se ne fotte. E per quanto la cosa sembri incredibile, ha un certo successo con le donne. Eppure con gli uomini, perché lui è tutto fluido a livello di gusti sessuali. Io, mi chiedi? Io sono un nano con i piedi piatti, sono un nano con i piedi piatti e sto perdendo i capelli, tendo perennemente al sovrappeso. Tu dirai, vabbè, ma tu sei Guido Catalano, il poeta più fico della galassia. È vero, però prima non lo ero. A 19 anni mi sentivo una schifezza. Ero basso, grasso, camminavo come una papera. Alle volte mi sembrava di assomigliare al pinguino di Batman. Tu dirai, vabbè, ma io sono una donna. Nella società moderna, contemporanea, per noi donne è più difficile. Siamo più giudicate rispetto al nostro aspetto fisico. È vero, però ti voglio dire che se sei intelligente, spiritosa e sensibile, ti giuro sulla testa di Enzo che l'uomo intelligente cerca quel tipo di donna lì. Certo che se sei pure gnocca è meglio, ma ti giuro che funziona così, almeno nel mio mondo ideale. Certo che se sei pure stupida, noiosa e insensibile, vabbè, allora sei spacciata. Ma io non credo che tu lo sia, dato che mi hai scritto, e qui scrivono solo persone intelligenti e sensibili. Diciamo quasi sempre. Ok, mi rendo conto che probabilmente non ti sono stato più di tanto d'aiuto, però voglio cogliere l'occasione della tua lettera per parlare di una cosa che mi frulla da un po' nel cervello e ha in effetti a che fare con l'aspetto fisico delle persone. Avete mai notato che spesso le persone cattive sono brutte fisicamente? Senza scomodare personaggi quali Hitler o Mussolini, che in effetti erano due chiaviche, basta pensare ad alcuni politici attuali, quelli che vediamo alla televisione ogni 3x2, dunque ogni 6, che non so cosa voglia dire, si fa per stemperare. No, non sto pensando a Matteo Salvini. Lui è un bel pezzo di manzo, il classico maschio italiano virile de panza, infatti piace a un sacco di donne. Insomma, ad alcune donne. Berlusconi? Beh, su Silvio sospenderei il giudizio. Non quello morale, quello estetico, dato che ormai è più un replicante alla Blade Runner che un essere umano. Una cosa tipica di questi personaggi è che imbruttiscono invecchiando, il che non è così scontato. Anzi, ci sono diverse persone alle quali l'età dona, tipo Sean Connery, per intenderci. Credo sia una cosa legata al lato oscuro della forza.
Dato Fenelo ci insegna che chi abbraccia il lato malvagio decade fisicamente. La rabbia consuma, l'odio anche. Le persone che vivono di odio vanno a male fisicamente. Donald Trump, senza offesa, è davvero brutto. Chissà com'era da bambino, quando era ancora puro. Anche Boris Johnson, però Boris mi fa ridere, cioè sembra uscito da un cartone animato a base lisergica. Potrebbe sembrare che io ne faccia un discorso di destra e di sinistra. Beh, forse c'è un collegamento, voi che dite? Comunque Zingaretti non è proprio una donna. Conte è abbastanza bello. Una domanda che trovo interessante e che esula dall'aspetto fisico dei cattivi è se questi individui che hanno abbracciato il lato oscuro abbiano coscienza di essere persone cattive. Quando sono soli nella loro stanza da letto, dopo una lunga giornata di cattiverie, dette, fatte, pensate, scritte, declamate davanti alle telecamere di mezzo mondo, riportate dai giornali, e sono lì davanti allo specchio della loro camera da letto e si guardano negli occhi, si faranno i complimenti, si diranno cose tipo «Ma quanto sono stato perfido, che bello, quanto sono stato cattivo oggi, come sono contento, sto diventando sempre più bravo». Sì, credo che anche Giorgia Meloni non rientri nella squadra dei buoni, ma la trovo bella, ho una predilezione per gli occhi azzurri, una mia debolezza, lo ammetto. Non mi è ancora chiaro se Putin sia bello o brutto, sicuramente malvagio. Renzi assomiglia troppo a Mr. Bean, quindi è fuori dai giochi. Comunque parla uno che in costume da bagno sembra una mozzarella pelosa, quindi non mi parlate di body shaming, per la carità. Enzo, che dici? Abbiamo ancora tempo per questa puntata? Annuisci? Va bene. Fammi. Abbiamo un'altra lettera. Qui si parla di un tema classicissimo. I giovani lo chiamano free and zone. Vi leggo la lettera di Miriam. Ciao Guido, ti scrivo perché ti considero un amico, un po' come De André o Leopardi. Grazie, Miriam, troppo buona. Perché sei entrato nei cassetti inaccessibili ai più della cameretta di una diciottenne un po' preoccupata nell'affacciarsi alla vita e per questo ti voglio davvero bene. Anch'io te ne voglio. Degli amici ci si dovrebbe fidare e per questo ecco il mio ginepraio amoroso. Magari non ti starò simpatica, mi stai simpaticissima, ma sono l'altra faccia della medaglia di una delle sciagure più cantate degli ultimi tempi, la friend zone. Ebbene sì, sono una friend zonatrice, però ti prego di non pensare che io sia meschina ed insensibile. Di quelle che friend zonano su WhatsApp e postano lo screen su Facebook facendo sfoggio del loro per nulla originale repertorio di risposte acide. No, non lo sono affatto. E purtroppo mi sento di aggiungere che se ragionassi di meno sarei più serena senz'altro. Vedi, c'è questo ragazzo, uno di quegli amici così vecchi che nemmeno ti ricordi di come e quando lo hai conosciuto. Un fratello vero e proprio, così caruccio, fin troppo dolce con me, che non me lo meriterei per nulla, squisitamente semplice, senza molti fronzoli, certamente sveglio, intraprendente, moderatamente ricco, minchia, niente male comunque, e non è un male che sia moderatamente ricco, visto che per andare ai concerti servono i soldi, ecco, guarda, farebbe forse pure il caso mio, sa scacciare via le mie tante paranoie, rubarmi un sorriso dicendomi qualcosa di carino ogni volta che sono giù. Sì, mi fa stare bene, ma basta questo? Non penso. Questo non è amore, secondo me, no? O meglio, è amore per se stessi, non certo per qualcuno che è altro da te. Ed io traduco lo stare con qualcuno solo perché soddisfa i tuoi bisogni come becero egoismo, specie se l'altro manifesta sentimenti ben più profondi. Che poi fosse stata un'altra persona verso cui non nutrivo un affetto così fraterno, a riservarmi lo stesso tipo di attenzioni, mi sarei forse buttata sull'eco di uno sticazzi a 18 anni. Non posso stare a ragionare troppo sui sentimenti. Ma con lui, no, non posso. Non posso trattarlo come un tentativo. Ma non posso e non voglio nemmeno ferirlo, tanto che ho provato ad innamorarmene. Ma questa è un'idiozia già in partenza. L'innamoramento di certo non vuole forzature, non è un procedimento logico, no? Non si può decidere l'ora esatta in cui qualcuno si innamora. L'innamoramento si subisce e basta. Arriva e basta, vero? Come arriva l'ora del tramonto o delle lasagne la domenica a pranzo. E questa cosa con lui non è mai successa.
Però non voglio essere la causa di un suo dolore, né tantomeno posso immaginare una vita senza la sua amicizia. Così come non immagino nemmeno una vita in cui accetto il suo amore, e quindi mi ritrovo in un limbo, in una sorta di sospeso, di indeciso, che un po' mi arrotta, ma dal quale vorrei uscire facendo il minor numero di danni possibile. Come dovrei comportarmi? Come faccio a essere schietta senza farlo stare troppo male? Esiste un maledetto modo per farlo? Miriam, allora, cara Miriam, non è la prima volta, non è la prima volta che qui si parla dell'annoso problema della friend zone, come dite voi giovani. Io amo tradurre spesso e la chiamerei zona di amicizia, è la stessa roba. Ho raccontato davvero in tutte le salse, in ambito poetico, anche in ambito di romanzo, ho raccontato in tutte le salse, compresa quella barbecue di cui io sono davvero ghiottissimo. Ho raccontato in tutte le salse di essere stato un professionista della friend zone o della zona di amicizia. Sono sempre stato però nella posizione del tuo sventurato amico. Io non credo di avere zona amicizia mai nessuna, almeno lo credo, magari l'ho fatto senza accorgermene, perché in effetti non va esclusa questa questione. Però diciamo che di base sono stato quello che veniva ficcato dentro questa spiacevolissima zona. Come dovresti comportarti, mi chiedi? Guarda, io non so esattamente come dovresti comportarti, perché io in questa situazione, in questo tipo di situazioni, mi identifico più nello sfigato, cioè nella persona che viene friend zonata o zona amiciziata. Io ricordo che il mio desiderio massimo e unico, ai tempi in cui appunto queste ragazze mi consideravano un amico, un carissimo, dolce, tenero eunuco, se capisci cosa intendo, il mio desiderio unico era che lei a un certo punto mi guardasse con i suoi grandi occhi verdi, un po' lucidi magari, e mi dicesse: Guido, io ti amo. Non me ne frega niente di esserti amica, io ti voglio a 360 gradi, io ti amo, ti voglio sposare, voglio 12 figli da te, facciamo l'amore per le prossime 14 ore. Ecco, cara Miriam, chiaramente questo non è mai successo. E perché non lo facevo io, potresti chiedermi tu? Perché normalmente il zona amiciziato è bloccato, è terrorizzato letteralmente da una paura boia di essere rifiutato e mandare in vacca tutto. In realtà facendo così manda comunque in vacca tutto, però lui ha paura, quindi ha paura di perdere l'amicizia, ha paura anche di riuscire a raggiungere, a sviluppare il suo desiderio. Ha paura, è una cosa assurda. Il zona amiciziato è una sorta di drogato di infelicità e di stasi. Si accontenta della presenza dell'amata o dell'amato, che, se ci pensi, è una posizione tristissima. Quindi il tuo amico si trova in una posizione tristissima. Tu cosa devi fare? Cosa dovresti fare, mi chiedi? Non lo so cosa dovresti fare. Forse dovresti riuscire a rompere questo incantesimo del cazzo, scusa il francesismo. Dovresti parlarci innanzitutto e sì, cercare di salvare l'amicizia è possibile. Pregare che lui si innamori di una ragazza, ad esempio, che lo renda felice. Aiutalo a trovare una ragazza. Lui ti odierà, sappilo, perché quando tu ami una e quella lì praticamente cerca di trovarti una ragazza, tu la odi, inizi a odiarla, quindi potrebbe anche servire. Fai bene a non trattarlo come un tentativo, anche secondo me non si fa. Anche se lui, ti assicuro, come dicevo prima, sarebbe contento se tu una sera lo limoni, però vabbè. È un grande casino, Miriam. Però, devo dire, malgrado i tuoi 18 anni, a me sembra che tu abbia già capito parecchio e quindi sei vicina, potresti essere vicina alla risoluzione del problema. Comunque, è un gran casino. Ciao Miriam, ciao ciao. E anche oggi, cari amici, siamo arrivati alla mia rubrica preferita. Non gli ho ancora dato un nome, però vi assicuro che queste mail che ci stanno arrivando da questo computer di una volta, probabilmente sentite il suono del modem 32K che sta lavorando come un ossesso, e queste piccole lettere che arrivano mi rendono felice perché mi danno la possibilità di diciamo impersonare un ruolo che ho sempre desiderato, cioè quello della sessuologa. Quindi vi inizio a leggere questa domanda. Questa è Anna che mi scrive, o probabilmente scrive a qualcun altro, però arrivano da noi le letterine, quindi. Cara dottoressa, è vero che durante le mestruazioni non ci si deve lavare? Anna, no, escludo assolutamente che non ci si debba lavare durante le mestruazioni, ma credo possa essere un'ottima arma biologica di autodifesa, però possibilmente lavati. Poi Anonima.
A questa mi piace molto. Chiede: per fare l'amore bisogna essere nudi? Ecco, guarda, Anonima, secondo me essere nudi aiuta. Cioè aiuta proprio a livello di praticità, intendo, però non è essenziale. Io una volta, ad esempio, ho fatto l'amore col cappotto e non è stato niente male, faceva freddo, c'è da dire. Claudia, 80, ci racconta questa piccola sventura. Ho litigato con la mia amica Francesca perché ha detto in giro che ho i peli sulle gambe, mentre volevo che restasse un segreto tra di noi. Posso perdonarla e recuperare la nostra amicizia, cara dottoressa? Allora, Claudia, io ho ucciso per molto meno. Dunque, direi di no. Un'amica che ti tradisce in questo modo non va assolutamente perdonata. In privato, poi, ti dico che prodotto uso per la depilazione delle gambe e dell'inguine, se ti interessa. Oh, Enzo, dai, metti sta sigla! Amare Male è un podcast di Guido Catalano prodotto da Cora Media, a cura di Francesca Milano e Michele Rossi. La post-produzione è di Matteo Scandolin. Il producer è Matteo Perkins. Il fonico di studio è Niccolò Bosio. Nessun tecnico del suono è stato maltrattato durante la registrazione di questo podcast.